Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il venerdì 15 di gennaio del 2021 e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi questa mattina leggeremo Genesi capitolo 22 e capitolo 23. Abbiamo così concluso la nostra seconda settimana di lettura della parola di Dio. Continua, persevera nella lettura. Leggi, ascolta la parola, lascia questa parola entrare nel tuo cuore. Dio parla a te attraverso la sua parola. Parli a Dio, parla a Dio attraverso la preghiera. Se tu hai una richiesta di preghiera, non esitare a mandarmela nel 340-237-9339. E così noi presenteremo al Signore ogni mattina dalle 7 del mattino nella trasmissione di Alba Nuova. Dio ti benedica. Leggiamo la parola del nostro Signore, questa parola che sicuramente benedice la nostra vita e che ci fa crescere nella via del Signore. Genesi capitolo 22 e successivamente Genesi capitolo 23. La parola del Signore dice: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, e gli rispose: eccomi. E Dio disse: prende ora tuo figlio e tuo unico figlio, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrelo là in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé i suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto e partì verso il luogo di Dio che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui, figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, perché non hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi e si levarono insieme e andarono a Beer Seba. E Abramo abitò a Beer Seba. Dopo queste cose fu riferito ad Abramo questo: ecco, Milca ha partorito anche ella dei figli a Naor, tuo fratello. Us, il primogenito, Bus, suo fratello, Chemuel, padre di Aram, Kesed, Azzo, Pildas, Idlaf e Betuel. E Betuel generò Rebecca. Questi otto Milca partorì a Naor, fratello di Abramo.
E la concubina di lui che si chiamava Reuma partorì anche essa Teba, Gaam, Taas e Maaca. Genesi capitolo 23. La vita di Sara fu di 127 anni. Tanti furono gli anni della sua vita. Sara morì a Kiriat Arba, che è Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo viene a far luto per Sara e a piangerla. Poi Abramo si alzò, si allontanò dalla salma e parlò ai figli di Chet dicendo: «Io sono straniero e di passaggio tra di voi. Datemi la proprietà di una tomba in mezzo a voi per seppellire la salma e toglierla dalla mia vista». I figli di Chet risposero ad Abramo: «Ascoltaci, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi, seppellisci la tua salma nella migliore delle nostre tombe, nessuno di noi ti rifiuterà la sua tomba perché tu ve la seppellisca». Abramo si alzò, si inchinò davanti al popolo del paese, davanti ai figli di Chet e parlò loro così: «Se piace a voi che io seppellisca la salma togliendola dalla mia vista, ascoltatemi. E intercedete per me presso Efron, figlio di Zoar, perché mi ceda la grotta di Macpella, che è all'estremità del suo campo, ma me la dia per il suo prezzo intero come tomba di mia proprietà nel vostro paese». Or, Efron stava seduto in mezzo ai figli di Chet a Efron, e Littita rispose ad Abramo in presenza dei figli di Chet, di tutti quelli che entravano per la porta di sua città: «No, mio signore, ascoltami. Io ti do il campo e ti do la grotta che vi si trova. Te ne faccio dono in presenza dei figli del mio popolo. Seppellisce la salma». Allora Abramo si inchinò davanti al popolo del paese e in presenza del popolo del paese a Efron e ha detto: «Ti prego, ascoltami. Ti darò il prezzo del campo, accettalo da me e io seppellirò lì la salma». Efron rispose ad Abramo: «Signor mio, ascoltami, un pezzo di terreno di 400 sicle d'argento, che cos'è tra me e te? Seppellisce dunque la tua salma». Abramo diede ascolto a Efron e gli pesò il prezzo che gli aveva detto in presenza dei figli di Chet: 400 sicli d'argento di buona moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron, che era su Macpela, di fronte a Manre, il campo con la grotta che vi si trovava, tutti gli alberi che erano nel campo e in tutti i confini all'intorno, furono assicurati come proprietà di Abramo in presenza dei figli di Chet e di tutti quelli che entravano per la porta della città di Efron. Subito dopo, Abramo seppellì sua moglie Sara nella grotta del campo di Macpela, di fronte a Manre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la grotta che vi si trova furono assicurati ad Abramo dai figli di Chet come sepolcro di sua proprietà. Parola del Signore. Io ti aspetto che noi possiamo dare continuità alla parola di Dio, alla lettura della parola del Signore per la nostra vita, cosa che sicuramente è una benedizione per me e per la tua vita. Leggi sempre la parola del Signore. Dio ti benedica.